dalle previsioni tratte dal nuovo libro, Oroscopo Capricorno 2019 di Paolo Fox, novità e cambiamenti nell'anno nuovo tratte dalla recensione del suo nuovo libro. Le indicazioni andate in onda alla radio ed in televisione a cura dell'esperto di astrologia più seguito d'Italia e le previsioni dell'oroscopo 2019 di Paolo Fox per il segno del Capricorno, andamento di amore, fortuna e lavoro nel nuovo anno. Punto durante i prossimi mesi bisognerà fare scelte importanti che riguarderanno il lavoro. È bene precisare che occorre avere un atteggiamento diverso rispetto al passato nei confronti di problemi ed ostacoli da superare. Infatti il Capricorno è un segno caparbio, determinato, e che molto spesso non si lascia spaventare da difficoltà e disagi che potrebbero compromettere il buon esito di un programma. Le difficoltà non ti spaventano, e porti avanti le tue scelte a discapito di ciò che ti dicono gli altri o delle difficoltà e dei disagi che possono rendere il tuo lavoro più difficile. Nel 2019 l'oroscopo Capricorno consiglia di non insistere laddove i frutti del tuo impegno non sono stati finora soddisfacenti. Infatti insistere laddove non ne vale la pena rappresenterebbe una inutile perdita di tempo. Questo è l'anno in cui si chiude con ciò che non va, si chiude con progetti remunerativi e si valutano alternative nuove e più vantaggiose. Sei un segno di terra, quindi molto pragmatico e concreto. Lasciare la strada vecchia per quella nuova di certo per te sarà difficile da accettare. Almeno inizialmente non ti piace lanciarti in sfide e progetti che non conosci, eppure alcune novità e proposte si potrebbero rivelare occasioni da non farsi scappare. Se chiudere con il passato rappresenta per te un problema, rischi di farti condizionare nella valutazione di ciò che ti conviene fare da un'altra difficoltà. Non è facile per il Capricorno aprirsi ad un confronto che costringe a parlare di una tua debolezza. Infatti non ti piace mettere in mostra il tuo lato debole, non ti piace insistere sulle tue insicurezze perché vuoi dare un'immagine di te forte. Ma l'oroscopo Capricorno invita a non sottovalutare l'aiuto di un parente o di un amico fidato. Un consiglio può rivelarsi decisivo, perché ti offre un nuovo punto di vista sulle cose. Il prossimo anno sarà l'anno della svolta, l'anno delle novità. Si iniziano nuovi progetti, si cambia vita, si stringono nuove alleanze e si rivalutano ruoli e mansioni e relazioni che fanno parte del tuo passato. Oroscopo Capricorno 2019 di Paolo Fox. Anticipazioni lavoro e studio nel nuovo anno. Dal punto di vista lavorativo inizi l'anno interessato da una condizione astrologica importante. Mercurio e Saturno infatti sono in transito nel tuo segno. Non sottovalutare le tue intuizioni, c'è un forte senso di responsabilità. È qui che inizia a farsi sempre più decisa la tua insofferenza. Puoi contare sulla protezione di Giove, il coraggio di affrontare determinate scelte dipenderà poi solamente da te stesso. La creatività non ti mancherà durante i primi mesi dell'anno. Grazie anche ai contatti giusti potrai realizzare quel progetto che per troppo tempo è rimasto chiuso nel cassetto. C'è grande energia, favorita anche dall'ottimo aspetto di Marte. Da marzo Urano sarà in transito nuovamente nel segno del Toro. Si tratta di una condizione astrologica favorevole anche per i nati sotto il segno del Capricorno.
Tra aprile e maggio si passerà all'azione e dovrai iniziare a puntare su quali sono gli alleati giusti per rendere reale le tue ambizioni. Non cercare l'approvazione degli altri, le novità fanno sempre fatica ad essere accettate. È proprio per questo motivo, se ti stai mettendo in gioco facendo cose nuove, da parte degli altri non potrai aspettarti dopo, almeno inizialmente. Per l'oroscopo Capricorno 2019 bisognerà avere il coraggio di cambiare. La prima parte dell'anno sarà dedicata alla riflessione. Nella seconda parte invece del 2019 ci si rimboccherà le mani e si inizierà a fare sul serio. Chi ha creato le giuste condizioni per agire, troverà entro la fine dell'estate qualche conferma. L'estate è una stagione che non regala grandi operazioni. Dall'autunno qualcosa cambierà, si metteranno in chiaro questioni da tempo in sospeso. Tra ottobre e dicembre possono arrivare buone soluzioni, buone risposte. Chiudi l'anno in bellezza grazie alla splendida congiunzione tra Saturno e Giove. La tua occasione di rilancio sarà a portata di mano. La forza e la determinazione per farla fruttare non ti mancheranno. Previsioni oroscopo Capricorno 2019 in amore per coppia e single. I nati sotto il segno del Capricorno sono segni di terra particolarmente affidabili. Non solo chi nasce sotto questo segno zodiacale tiene molto alla famiglia, che diventa un valore fondamentale. Il 2019 porta conferme e tante novità. Ti aspettano mesi molto fertili, soprattutto per chi ha coraggio di assecondare determinate scelte, potrà vedere la propria vita cambiare. I primi mesi per l'oroscopo Capricorno 2019 potrebbero essere caratterizzati da uno stato di insofferenza che riguarda l'ambito lavorativo. Ciò ti spingerà ad essere più pretenzioso anche nei confronti del partner. Febbraio è un mese buono per i single, c'è fortuna negli incontri. Durante la seconda parte di questo mese potrebbero anche risolversi vecchi dissidi. Per le coppie che si amano, è facile ritrovare l'intesa. A primavera sarà una stagione interessante per chi ha voglia di vivere in maniera creativa e coinvolgente. L'amore torna ad essere protagonista della tua vita, ci saranno novità determinate da tue scelte oppure favorite dal destino. Chi ha già trovato la stabilità, inizierà a fare progetti costruttivi. Chi invece è single farà un incontro speciale. Torna ad essere attuale un legame con una persona del passato. In estate ci sarà un cambiamento importante. Questo è il momento di assecondare i propri sentimenti. L'estate sarà una stagione che costringerà le coppie a riflettere su difficoltà e tensioni. Chi non è convinto di una storia, metterà in discussione la propria relazione. Può esserci una crisi, soprattutto se alcune scelte sono state fatte troppo frettolosamente. C'è chi ha bisogno di tempo per accettare alcuni cambiamenti che stanno interessando la propria vita, si recupera da settembre, quando apprezzerai di più quei riferimenti che hai costruito nel corso del tempo. Ogni scelta va fatta in maniera ragionata. Proprio per questo motivo allontanerai persone e situazioni ambigue. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.